Depositiamo oggi sull'ex un progetto di legge che si intitola Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole. Perché riteniamo importantissimo depositare un progetto di legge di questo genere? Perché è fondamentale, è formativo, è un aiuto ai ragazzi giovani. E sarebbe cosa utile farlo già con ovviamente il dovuto linguaggio e la dovuta comunicazione già ai bambini, in modo che possano crescere come adulti che vivano la propria sessualità, qualunque essa sia, in modo sereno, consapevole e con la possibilità di avere delle informazioni corrette da parte di personale, e in questo progetto di legge noi chiediamo che sia personale sanitario, ovviamente formato per dare questo tipo di informazione ai bambini e ai ragazzi, e che possa avere anche in queste persone magari un riferimento a cui fare anche quelle domande imbarazzanti che ai genitori qualche volta non si fanno. È importante che i ragazzi possano davvero vivere la propria affettività e la propria sessualità in modo il più possibile consapevole, che possano avere delle informazioni quando poi diventano adolescenti corrette riguardo quella che per esempio è una contraccezione, sono i metodi di contraccezione provati scientificamente. Perché è importantissimo che abbiano informazioni sulle tutte le problematiche della violenza di genere, perché a queste problematiche si lega per esempio anche il sexting, che è un argomento davvero attualissimo, e quello che è il rispetto per l'altro sesso. Perché un ragazzo potrebbe avere delle problematiche per quanto riguarda la consapevolezza di una propria appartenenza di genere ed è giusto che abbia delle informazioni che siano corrette da parte di persone appunto che siano formate per questa cosa. Quindi con questo progetto di legge noi che cosa chiediamo? Chiediamo che Regione Lombardia finanzi per quest'anno con 1 milione di euro dei progetti che riguardino delle campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda appunto queste problematiche, che non devono essere proprio perché non diventino problematiche, perché siano invece facciano parte di quella che è una sfera di crescita serena. Delle promozioni di iniziative culturali non solo presso le scuole, ma anche presso i centri di aggregazione giovanile, presso i consultori, presso le carceri minorili e dei corsi di formazione per il personale scolastico e quello educativo. Chiediamo anche che venga istituita una consulta regionale formata da un tecnico e un consigliere per ogni gruppo politico. Chiaramente questa partecipazione dovrà essere totalmente gratuita. E chiediamo che ci sia una relazione annuale, cosa che dovrebbe esserci secondo noi su tutti i progetti di legge. Perché venga fornite informazioni su quali sono stati gli obiettivi, se sono stati raggiunti, qual è stata la diffusione. Qual è stata la partecipazione, cioè quanto è stata utile la partecipazione, quanto sono stati utili i fondi dati da Regione Lombardia in modo da avere la misura, se sono sufficienti, insufficienti, se quanto sono serviti e quali sono stati i progetti fatti, quanti sono stati i soggetti coinvolti e qual è stata la tipologia di questi soggetti coinvolti, i punti di forza e di debolezza. E questi dati devono essere pubblici, in modo che le persone possano vedere anche come vengono spesi i soldi pubblici. Chiediamo anche di istituire una settimana sulla sessualità consapevole, sulle differenze di genere e chiediamo che in questa settimana possano esserci anche magari dei concorsi a livello scolastico, proprio perché questi periodi di sensibilizzazione possono servire su un argomento, tra l'altro, così importante per la formazione dei ragazzi, per portare alla ribalta sui mass media e nelle scuole questa possibilità di essere informati appunto in modo corretto. Attendiamo i vostri apporti,
Speriamo che siano tanti, siamo sicuri che questo comunque sia un argomento a cui tutti siate molto sensibili e vi ringraziamo fin d'ora per l'aiuto.